Gli americani, visto il successo di questa realtà, incominciarono ad espandere i fabbricati, incominciarono a comprare i terreni adiacenti perché all'epoca attorno non c'era nessuno. Arrivarono a più di 13 ettari e mezzo di terreno. Indossare la divisa del Monte sembrava un orgoglio a quei tempi. Il paese era ricco allora con la del Monte. Questo era un luogo di lavoro e di sostentamento per la gente. Sia mio padre che mia madre lavoravano qua. Per me è stata la continuazione di un'attività quasi familiare. La del Monte per me rimarrà sempre nel mio cuore e penso anche in tutti i cuori di San Felice. Mi chiamo Umberto, sono entrato a Del Monte all'inizio del 92. Avevamo messo insieme con degli amici una specie di famiglia, diciamo, perché noi eravamo assieme per tante ore. Basti pensare che per 12 anni qui alla Del Monte facevamo i turni da 12 ore. Tutto ciò che ho imparato, fatto e tutto ciò che ho fatto in vita mia lo devo certamente a Del Monte.